Stefano a tutti quanti, buongiorno. Aggiorniamo il calendario, che dici? Non mi guarda i capelli. Aggiorniamo il calendario, 6 gennaio, giovedì. Eccoci presenti un'altra volta qua, dopo che ho lanciato. Ti è piaciuta la sigla, tra virgolette, quella nuova? Perché ti spiego, quella sigla là mi è stata mandata, logicamente, mi è stata fatta il regalo, però io ci ho messo la musica e l'ho modificata in velocità. Ti piace? Ti gusta? Allora, quando vedrai quel tipo di sigla, stai sicuro che sto per parlare di, tra virgolette, un tutorial, più che altro quello che faccio io, la mia esperienza quotidiana. Quindi non è che voglio insegnare niente a nessuno, ma semplicemente te voglio spiegare quello che io faccio normalmente. Allora, visto che il capello oggi è abbastanza ribelle, più tardi tanto devo faticare, quindi mi dovrei... non mi sono fatta la doccia, te lo dico, non me la sono fatta, cioè da mettere un po' di... Io sono innamorato di questa, non ce la posso fare niente. Che devo fare? Ah, mette un po' di Fat Pig. Eccola qua. Ce la mette. Tanto il mio castorino rimane sempre così. Mi è stato smarrito il pettinino. Non so che fine abbia fatto. Vabbè, non lo vado a cercare stamattina. Ah, un'altra cosa che te volevo dire. Questa mattina utilizzo due ciotole. Due ciotole, nel senso, come dico ogni tanto, una la utilizzo per quanto riguarda l'ammollo del pennello e l'altro logicamente per far lavorare il pennello stesso. Aspetta, ti abbasso un po' così almeno si vede mon faccia. Belli sti capelli, poi capì, una meraviglia. Allora, voglio ritirare fuori questa mattina un sapone che a me piace tantissimo, è lo Stallion, eccolo qua, eccolo, lo vedi lo Stallion? E logicamente lo devo abbinare con che cosa, essendo ritratto il cavallo e c'è da tirare fuori il cavallo. Che ti aspetti da me? Eccolo qua, il mio unico cavallo, c'ho questo. Allora, però ti voglio far vedere pure il sistema che sto utilizzando adesso. Allora, io ho messo il ciotolone con l'acqua calda, eccolo, un po' già staccato per terra. Ciotolone sotto dove metterò il pennello in ammollo e sopra la ciotolina dove poi monterò, quindi rimane calda. Tutte e due rimangono calde, lo so che te ne frega niente, però te lo volevo dire. Poi ritiro fuori il rasoio a mano libera della Dovo, eccolo, lo vedi? Eccolo qua, oggi stanno un po' dei compleanni, quindi macello, certo che è così. Vabbè, ma siamo abituati, no? Allora ragazzi, questa è di fattura moderna. Mi sei un po' rovinato, come puoi ben notare, perché me lo so portato al mare, zona comunque sia umida, e non gli ha fatto bene. E sto cercando, ma nello stesso tempo, perché c'ho anche un rasoio in mano libera della Man Rock, però la differenza si vede, sto cercando di farlo tagliare, perché quando arriva sembra che sia ready shave, ma non credo che lo sia, perché tende a strappare, non taglia molto bene. I peli della mano, come vedi, non ce l'ho più perché lo utilizzo come tester. L'Italia, però i peli da barba credo che non ce la faccia, almeno per la mia. Allora, bando alle chiacchiere, metto in ammollo intanto il pennello, lo metto sotto e ci metto sopra la ciotola in modo che lo spinga sempre di più giù, in modo che si idrati in qualche maniera. Abbiamo detto che comunque sia oggi vado di Stallion perché piace molto. Ti faccio vedere un'altra cosa, anche se te può interessare relativamente. La mia tecnica per asciugare i pennelli, come i salami. Ieri sera, mentre stavo a asciugare i pennelli, che è successo? Ho ricevuto la pubblicità di stappa un Omega 48. Non succede nulla, non succede nulla, perché poi vedi che c'ha gli inserti per andare a pressione. Però sinceramente mi ha fatto un po' ridere sta cosa. Infatti ho pensato alla vecchia pubblicità del crodino, stappa un crodino. E vabbè, e stanno asciutti, belli asciutti e tutto quanto. Infatti già l'ho rimesso nella sua sede, il nodo, e sta lì a posto. Allora, iniziamo la mattinata con che cosa? Con il bellissimo olio da rasatura del ormai famoso, credo, spero, Extro. Cioè da mettere un po' sul viso. Quindi stamattina rasatura abbastanza lunghetta, tanto non c'ho niente da fare per il momento, quindi ne approfitto un po'. Poi dovrò sperimentare effettivamente se l'olio, quell'altro della Floyd, visto che è per rasatura, no pre-rasatura, funziona o meno come descritto dalla stessa casa produttrice. Affidiamoci una volta alla casa produttrice.
Allora, ieri sera ho visto un bel documentario, tra virgolette bello, ma da una parte un po' mi ha fatto rimanere con gli occhi da fuori. Forse sarò io che sbaglio, sicuramente, non mi metto a confronto con chi c'è più esperienza di me, sia mai. Però ho visto che molti barbieri utilizzano, fanno la schiuma, se può chiamare così, molto 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 compatta. A me è una cosa che non mi piace, sinceramente. Cioè, se io vado dal barbiere, tra virgolette, un pochetto pretendo che senti lo schiumone per farti capire, no? Se no, voglio dire, tanto vale che te la fai te, no? Però ho visto che c'è tanta gente, c'è tanta passione, sa tante cose, è stato bello, almeno per una serata, noi amanti di questo mondo, tra virgolette, abbiamo potuto vedere addirittura in televisione una cosa del genere, e mi ha fatto a me molto piacere, me lo sono gustato dall'inizio alla fine. Ok, vabbè. Che stai a dire? Ah, i rumori, tranquillo. Allora, facciamo anche una bella cosa. Interpelliamo i nostri amici di Periscope che stanno lì a guardare. Aspetta, che moschio prima sul gruppo. Non te faccio vedere. Ho fatto il gruppo, il mio piccolo gruppo di coso. Guarda, vedi che bell'icona che c'è, eh? Allora. Gli scrivo così chi si vuole aggiungere mi fa compagnia come al solito. Oh, via. Vediamo quanti si aggiungono. Ok. Devo usare due telefoni, raga, perché non ce la faccio uno solo. Quindi, Periscope, lo facciamo. Ok. Olè, via. Mo speriamo che non entrano quei rompi scatoline ogni volta sta a scrivere cazzatine. Mo vediamo. Allora, noi intanto andiamo avanti per il nostro percorso. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuta la sigla che ho fatto ieri, me lo lasciate scritto. Perché, ripeto, non la cambio, rimane sempre questa che hai visto adesso. Però quell'altra sta simboleggia proprio il tutorial. Buongiorno, guardali, appena io ho scritto subito, mannaggia, siete troppo forti, siete, ma neanche avevo scritto già tutti. Ah, raga, faccio prima qua a salutarvi, perché quando registro è un po' un casino per me, capite, c'ho il telefono qua e... Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, quindi come mezzi di fortuna stamattina, già l'ho detto, vado a utilizzare il cavallo e controcavallo. Faticati? No, non lo conosco, che è sto faticati? Va a scatti. Ah, io non... Inchia, ma... Tira un po' di vento qua oggi a Roma, tempo misto, eh. E vabbè, raga, va a scatti, io purtroppo non... Boh, sarà la linea mia, non lo so, non ci posso fare niente, purtroppo è così. Allora, ho detto che stamattina ho fatto la mia piccola tecnica del bagnomaria, già te l'ho fatta vedere, quindi ho messo ciotola sotto calda, no? Dentro già ci ho ficcato il pennello e sopra la ciotola al montaggio, così rimangono tutti belli caldi e pronti. Allora facciamo un'altra bella cosa, intanto prendiamo il nostro stallion, eccolo qua. Maria, che profumo che c'ha sto stallion, da sturbo proprio. Vado a prendere il cavallo che già sta in ammollo. Ok, questo aspetta, l'after lo mettiamo qui in modo tale che non intralci il traffico. E vado a mettere un po' di acquetta. Allora, te che sa, già l'ho detto l'altra volta, sa, è profumo leggermente agrumato, leggermente, più che altro tende al limone, molto leggero, ma buono, bello, ignorante. E adesso andiamo a provare con il cavallo, proviamo quanto schiuma o quanto non schiuma. Quindi io uso sempre la solita tecnica, poi da quella che ho utilizzato ieri, che mi è stata consigliata, quindi devo utilizzare, riutilizzare l'acquetta presente nella ciotola, che ci vado a mettere per ammorbidire il sapone. La vado ad utilizzare nel montaggio, quindi la sfrutto completamente e rimane asciutto. Ok, allora, visto che tanto già penso che abbia cominciato a fare effetto, io vado a girare. E io di solito
ne faccio tanti di giri, senti, vado a ciabatta proprio. Buongiorno, buongiorno, buona Befana a voi. A me mi ha portato niente a Befana stamattina, cioè mi sono dovuto legare i pennelli così a prosciutto a far finto, oh guarda che bello. No, anzi mia moglie è uscita, ma ha comprato una piccolina piccolina. Ecco, io penso che abbia in qualche maniera appreso. Ragazzi, io vi dico sempre che il cavallo poi tende a notarsi, no? Se fai movimenti rotatori, vedi? Nota. Nota pure te, vedi? Quindi questo è un sintomo pericoloso per il cavallo. Quindi se lo fai in viso con la barba potrebbe agganciare il pelo e annodarlo in qualche maniera. Allora, visto che l'acqua dentro la ciotola ormai è stata completamente mangiata dal sapone, io che faccio? Prendo, visto che... No, c'è un po' d'acquitta qui. Poi vado subito a girare. La la la. Eccolo qua, vedi? Cioè, necessita di acquitta, logicamente. Cioè, diritto all'acqua. Ok. E ieri sera ho lanciato il messaggio, ma avete risposto, dico Stallion, Stallion, dico va bene, domani utilizziamo lo Stallion. Un po' più di acqua. Stamattina uso il Dovo. Oh Manuel, buongiorno, ben collegato. Allora, appena metti l'acqua, lo Stallion subito comincia a lavorare in maniera eccentrica proprio, subito. Si crea subito sta grande schiuma profumata, molto profumata. Ce ne metto un altro po', visto che comunque vado di mano libera pure oggi, e poi il rasoio della Dove è piccolo, non è grandissimo, quindi c'è una lama molto leggera. Eccolo qua, fatto. Via. Tiè. Sì, l'ho stappato il 48, però non ho vinto, ci ho trovato scritto ridenta un'altra volta. Senza galoppo Stallion. Ah, vedi? Ok, il lavoro suo l'ha fatto come al solito, come sempre. L'ha fatto come sempre. Vado un attimo, ricasca. Allora io ho anche sta piccola bretella qui, gli straccali. Vado un attimo a utilizzare questa per dopo, un attimo solo. La la la. Yeah. Sto tirando moschetto, Moschetto logicamente che ha la baionetta. L'unica cosa che ieri, guarda, me ho rosicato, ve lo dico, dei barbieri sono quelle bellissime poltrone anni 40 e 50, quelle proprio mi fanno morire, mi fanno impazzire. Allora, altra cosa ragazzi, palmo della mano dopo la coramella, capito? Aiuti ancora di più il rasoio, mi raccomando, sempre con molta attenzione quando lo fate, mano libera dopo. Che dici, spigne? Io direi di sì. Via.
Sona, eh? La zona è sacra. Se sta nulla un'altra volta, guarda, è incredibile stare queste giornate così. Infatti, occorro. Ah. Scusatemi, ma io purtroppo questi li amo, cioè mi c'è dato ancora male, perché mi c'è dato ancora male, però cazzarola, sono troppo fighi. Io c'ho amore, proprio amore per sti cosi qua. All'inizio c'ho una paura maledetta, maledetta proprio. Poi altra cosa, se senti che ti scivola troppo, ragazzi, al lume de rocca, che non fa male sulle dita. Bagni al lume de rocca, lo bagni dentro l'acqua. Ti bagni le dita, tutte e due logicamente, tutte e due le mani, se utilizzi tutte e due le mani, quindi sei ambidestro, se no puoi utilizzare anche la mano destra o sinistra a seconda. Oh, buongiorno Carmine, mannaggia, sei sparito, te sei fatto più sentire. Ah, via, via. Mannaccia. Yeah. Ah. Allora ragazzi, il piccolo dovo, tra virgolette, io preferisco più quelli grandi, quindi lama più larga, che poi dobbiamo in qualche maniera mettere anche nel gruppo le varie differenze tra 6 ottavi eccetera eccetera, perché si distingue anche in quello. E mi rimane la pelle più pelle irritata, aspetta, mo cerco di rispondere pure a te. È, diciamo, più maneggevole per le parti, quindi sotto il labbro, queste cose qua. Però io preferisco, avendo sta barba di legno, avere un tipo di rasoio molto più pesante. Però che devi fare? Tommaso, ben trovato per la prima volta. Togliti sti baffi, ma manco se mi dai 200.000 euro, mi torgo. Ah, dopo, mi piace. Appunto, è un buon intenditore, poche parole, c'ha la sua utilità il baffo, ragazzi. Ok, quindi facciamo una bella nostra seconda passata, mi raccomando, quando devi pulire, vai, fai così, meglio di questo non c'è sta. No, te prego, spero di no, la differenziata, no ragazzi, se no me fucilo da solo. Mi autoinfliggo questa tortura. Ok, vi vado a passare un attimo sulla coramella. Oggi mi sa che mangio poco, raga. Senti come sono. Allora, vado a mettere un attimo in sicurezza. E ci vado a mettere un po' di sapone per fare la seconda. Della miseria.
qui in continuo, regà, qui in continuo, cioè questi di dietro, sempre, a mattina alle 7, fino a mezzanotte l'una, però qui, questi, bah. Io per quello mi nascondo dietro al suono del mano libera, capito, almeno sento qualcosa di bello. Mo' me capite un pochetto, eh? Mi capite, sì? Un po' di pietà per me, c'avete? No, qui per più. Ah, a proposito, sì, la cena, ragazzi, fatemi sapere qualche cosina, perché io la volevo organizzare con tutti quanti voi, però magari se mi confermate. Raga, mano libera una goduria. No, non penso che loro sappiano che io registro, non lo sanno. E sarà bello poi quando un giorno, tra virgolette, scopriranno questa cosa qui. Allora, io disegno, ragazzi, la vorrei fare vicino a casa mia. Se per voi non va, non è un problema. Perché c'è un si chiama locale che sto puntando, tra virgolette, si chiama Domus Pinza, che sta vicino casa mia, zona Prenestina. Fanno la pizza quella romana di una volta e poi si possono fare grandi tavolate, capito? In modo che poi dopo uno finito di mangiarsi fa un po' di chiacchiere e due risate. Questo canta pure questo, eh? Io ci mi è uscita la sì, marchigiano, vabbè. E, sì, c'ho la metro vicino a casa, sì, esattamente. Questi non si sopportano però. Ok, esattamente, 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 ragazzi. Allora, mi sono trovato bene, però devo dare una piccola restaurata a questo dopo perché è tutto puntellato, mi dà fastidio, quindi devo chiedere ausilio ai carissimi amici del gruppo per quanto riguarda la pulizia del mano libera, perché io già ho fatto una cavolata tempo fa, il Marconi l'ho massacrato. Io ho tolto la scritta dorata, guarda, una cosa che mi viene da piangere. Però ragazzi, da come maledetto, ieri sera che ho visto quel cavolo di film, Barbieri d'Italia mi ha fatto con questa voglia di acchiappa subito il mano libero e mettermi là a fare. Mi piace troppo, raga, che ci devo fare? D'altronde sono gusti, mi piace troppo. Raga, Stallion, se non avete comprato, mettetelo nella lista dei desideri perché è buonissimo. Poi, voglio dire, non è un prodotto che te lascia per strada.
te continua a lavorare tranquillamente, quindi ne vale anche la pena, soprattutto per questo. Poi logicamente tu ti metti più acqua, meno acqua, come ti pare. Ah, mo io mi idrato un pochetto, mi idrato. Mi faccio la maschera di bellezza che tanti dicono che non serve a niente, a me mi piace. Ah, almeno mi sento soddisfatto di aver consumato tutto il sapone che ho prelevato. E oggi ragazzi nel pomeriggio farò il rodaggio dei miei pantarei. Rodaggio, scusate, la pulizia dei pantarei oggi faccio. Oggi glielo devo. Aspetta che mi asciugo. Caro amico, dici che ti irriti col coso, non so se sei ancora presente qua in mezzo a noi, facciamo sta cosa. Al lume di Rocca ti irrita, giustamente al lume di Rocca ti va a irritare. Guarda, me lo passo anche io adesso. Al lume di Rocca io lo utilizzo poche volte, a parte che a me adesso non mi sta per niente bruciato, quindi vuol dire che stavolta sono andato abbastanza bene. La lama era affilata in modo adeguato, eccolo qua. Ecco, io lo uso poche volte perché comunque sia c'ha anche la proprietà antitraspirante e sulla pelle non credo che debba essere usato in modo continuo. Però ha il suo perché, nel senso che ti può aiutare a bloccare le piccole ferite che ti fai e ti provochi col rasoio. Nello stesso tempo ispessisce un po' più la pelle, però la rende sembra impermeabile, capito? Non è che c'ha una cosa, una proprietà, diciamo, buonissima. Le prime volte lo consiglio a chi si lava e cambia metodologia di rasatura semplicemente perché la lumi di rocca disinfetta anche e nello stesso tempo comunque va ad effettuare, come ho detto adesso, una procedura di, tra virgolette, non mi esce la parola. No, non mi esce la parola. Disinfetta, dai, su, no, a parte tutto quanto. Disinfetta e spessisce un po' la pelle, tra virgolette, ma poco, 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 poco. Ripeto, io non ne faccio abuso, infatti lo uso una volta sì, una volta no, alterno. Però te poi accorgi anche dell'altro fattore. Oltre a utilizzare la schiuma che rimane in più e te la metti in viso, usa il lume di rocca. Se brucia, vuol dire che qualcosa, una rasatura, non è andato come in teoria sarebbe dovuto andare. Però non lo prende come parametro di misurazione vera e propria, diciamo come indice di errore, quindi se brucia uguale errore, prendila in modo così blanda la cosa, in modo, tra virgolette, sensazione personale, non è che è scritto da qualche parte che è così. Quindi, ultima cosa che vado a fare, al lume di rocca adesso io lo dovrei risciacquare, in teoria, anche se poi non è che se ne va completamente, rimane, però la procedura sarebbe risciacquarsi il viso. Ecco qua. Poi un'altra cosa ragazzi, la prima volta è vera dite, quando passate asciugamano non mandatelo verso il basso o verso l'alto, tamponate, eh? Mi raccomando, eh? Così. Poi, ultima cosa che ci vado a mettere oggi, visto che ieri ho lanciato diciamo, un aiuto vostro nel gruppo, Wilkinson Mask, ci vado a mettere come aftershave. Eccolo. Niente, nessun pizzico, zero, assoluto. Quindi oggi ho lavorato molto bene con il Dovo, piccolino, l'ho sempre sottovalutato, un po' criticato. Secondo me va a giornate, capito? Sarebbe bello avere un set di rasoi come una volta si chiamava settimanale, quindi con sette rasoi, può essere anche tutti uguali, però che usi, che ne so, dal lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, ogni giorno c'ha un rasoio suo. E non è male come cosa. Ah. Ok, perfetto. Pelle morbida, nonostante ci ho buttato al lume di rocca, pelle morbida, a parte il rossore che c'ho sempre qua, ma questo ormai fa parte di me, quindi è inevitabile. Bella sbarbata, buon profumo, abbastanza leggero questo della Wilkinson Mask. Non è malaccio.
Eccoci qua. Il buff oggi lo lascio un attimo libero perché sto perdendo un po' troppi pili. Mi sta a dar fastidio sta cosa. E quindi finita qui. Vedi, qua mi rimane sempre un po' di barba. Ma perché io non faccio il contropelo? Che ce devo fare? Quindi, regà, ce la da baffi e dipende quella che vuoi, quella che trovi e quella che ti può piacere di più. Io utilizzo la Man Rock o la Capitan Facet, sono le due. Però la Facet non mi tiene tutta la giornata, ma dopo un po' tende ad allontanarsi dal baffo da sola, evapora proprio. Invece la Man Rock rimane bella rigida. Se no, ragazzi, c'era per capelli. La vedi questa qua? Questa è ottima per i baffi. Poi c'è anche un'altra della Don Donato, eccola qui, che è per tutte e due. Non so se la vedi. Capelli e baffi, quindi. Ragazzi, buona giornata, grazie a tutti quanti per la visione. Ci vediamo domani e lasciatemi magari un parere vostro sulla sigla che ho fatto ieri, quella nuova che, ripeto, mi è stata regalata. Io ho aggiunto la musica e l'ho impostata. Quindi fatemi sapere le vostre impressioni, fatemi sapere più che altro per la famosa cena che ho detto che si svolgerà l'ultima settimana di gennaio, quindi dal 25 in poi. Dobbiamo fissare una data, ancora non è stata stabilita. Buona giornata a tutti quanti, buona sbarbata, buona Befana. Oh, non mangiate troppe dolci, eh? E non giocate troppo a PlayStation e poi me lo fate vedere perché poi ce lo usico. Ciao a tutti quanti, raga, buona giornata.